Ciao ragazzi, siamo allo stand Jolla del Mobile World Congress di Barcellona. Siamo qui con Simon che ci illustrerà un pochino il Jolla in particolare e il nuovo prodotto che presentano qui. Ciao Simon. Ciao a tutti. Allora, Jolla è un'azienda finlandese. Abbiamo già un prodotto rilasciato 2 anni fa, è un Jolla One smartphone. Stavolta noi presentiamo il Selfish sistema operativo versione 2.0 che viene unificata tramite smartphone anziché tablet. Molto potente, è basata su Linux, non è l'Android, quindi c'è l'altri... Molto leggera, ci hai detto. Cose fantastiche nel senso di privacy, tutti i nostri server sono su Europe. È anche molto comodo per usarlo con gesture, senza bottoni. Ma vediamo la novità del Mobile World Congress. L'ultimo prodotto, tablet, che senza bottoni anche funziona così come smartphone, dual tap, va bene, aperto, ci sono tutte notificazioni, tutto funziona con l'aiuto dei gestures. Abbiamo un'application, qualsiasi applicazione che lavoriamo, molto comodo con 2 dita così. Possiamo vedere home screen, possiamo lanciare il programma nuovo, tornare su home screen, tutto molto facile senza movimenti delle mani. Anzi, tutto come finish minimalism design viene insieme con il hardware design, anche software design. Si chiama ID design, che tutti i lati sono smussati. Ci fai vedere la tastiera, che ci è sembrata molto interessante. La tastiera è un concetto nuovo, viene fatta split anche per le nostre dita, non fa fatica a scrivere i messaggi e navigare ovunque. E abbiamo visto anche i suggerimenti che sono presenti nella tastiera, quindi ce li fai vedere un attimo? Sì, l'idea è così. Suggerimenti qua sono tanti, ma lo impara quando quindi tu... abbiamo molti suggerimenti che sono anche diciamo intelligenti, una tastiera molto intelligente. Quindi perché dovremmo comprare questo Jolla? Ho già detto che è molto comodo da usare, il nuovo modo che è l'alternativa per questo che esiste adesso, sono pieni di bottoni, non è comodo per navigare, sempre devi cercare, muovere in mano, ma questo qua è molto rilassato, molto bello per gli occhi, puoi cambiare l'ambience, puoi andare nel modo silenzioso per un'ora se è un meeting. Tante cose comode, nuove, è l'alternativa di Android, di iPhone. Ok, quando lo vedremo e a che prezzo? Il prezzo è circa $200 e viene crowdfunded sull'Indiegogo. È il primo tablet che viene crowdfunded così, è un grande successo già. Andate e potete acquistarlo anche insieme con il primo phone, avere un'esperienza con un anche bel sconto così. Ok, invece quando lo possiamo vedere? Second quarter this okay. year. Quindi nella seconda parte del 2015. Ci ha fatto vedere prima come ha portato il nuovo sistema operativo anche su un Nexus 5. Vediamolo come è bello, ragazzi. Abbiamo qua Nexus 5, è il sport, l'effort di comunità open source Linux che hanno fatto questo port sul Nexus 5, molto potente, ancora di più perché l'hardware è un po' anziato qua. Potete usare giornalieri perché funzionano tutte periferie, tutto hardware viene supportato e avete tutta esperienza di Selfish. Ok, quindi tutta l'esperienza di Selfish Mobile riportata sul Nexus 5. Perfetto, ringraziamo Simon per la disponibilità e Jolla. A presto ragazzi, un saluto da Fabio per Spazio High Tech.